200 metri circa alla chiusura delle ali. Crea intralcio Ormai De Pé, che costringe l'Ovely Starlight a partire in coda. Alla chiusura delle ali, velocissimo dal largo dello schieramento, Laureo La Sol, che assume in breve il comando. Il galoppo anche di Nabla dei Lupi. Il galoppo di Oregon WF. 13,5 i 200 iniziali. In terza ruota dall'elettrovia avanza immediatamente Nobel di Casei, che scavalca Madkur e cerca di andare a sistemarsi in terza posizione alla corda. Mossa che per il momento non riesce. 29,5 il primo quarto. L'Ovely Starlight, nonostante l'impasse iniziale, si trova in quarta pariglia esterna ed è seguito da Nishangal e Nadine Tommy. Completamento dei 600, comunque veloci, in 45,7. Nobel va ad impegnare Laureo e lo scavalca. Dopo circa 700 metri di gara, Nobel di Casei è il nuovo leader. Giro di pista completato in un veloce 1 minuto e qualche spicciolo. Nobel di Casei, Laureo La Sol ed in terza posizione troviamo Leone Laser al largo Madkur Guasimo. 15,7 il primo chilometro, si sta preparando l'Ovely Starlight che aspetta il momento opportuno per piazzare l'allungo, mentre Nobel di Casei sta graduando. Particolarmente pimpante fino a questo momento il figlio di Giganneo. Ultima frazione in 16,2, ha rifiatato il leader, Madkur si avvicina. Ancora una frazione lenta che costringe l'Ovely Starlight a spostare in terza ruota, si trascina Nishangal e Nadine Tommy. L'Ovely Starlight a caccia di Nobel di Casei, l'aggancio avviene a circa 500 dalla conclusione, Madkur scende alla corda in seconda posizione, poi Nishangal e Nadine Tommy, poi anche New York Times. 2-3 il miglio. Nobel sta controllando l'Ovely Starlight, poi Nadine in terza ruota, New York Times va di dentro. Retta d'arrivo. Se ne va Nobel di Casei, Nobel di Casei. Madkur Guasimo attaccato e superato da New York Times. Colpo a sensazione di Nobel di Casei. Il figlio di Giganneo era annunciato in ordine dal trainer Ferruccio Capanna. Aveva lavorato alla grande. Vincenzo Luongo si è sbrigato presto. Subito al largo è passato dopo 800 veloci in un minuto. Ha graduato a metà gara ed alla fine è riuscito a prendere la meglio.